Signori, questa ricetta nasce di impulso. Sono andato a fare la spesa, sono andato a comprare i pomodorini e sono passato davanti al bancone del pane lievitato e tutto quello che volete e avevano dei bastoncini al pomodoro che mi hanno aperto letteralmente la mente e lo stomaco. Signori, buongiorno, bentornati sul mio canale, bentornati in un nuovo video. Questa mattina, come vi ho detto qualche secondo fa, andremo a realizzare questi bastoncini. Proveremo a realizzare questi bastoncini di pane impastati a mano all'interno dell'impasto dei pomodori, adesso vi racconterò quali, e su in superficie delle piccole pepite di dolcezza estiva dati da questi pomodorini qua. Cominciamo subito con la lista della spesa perché è tardi, l'ora di pranzo è imminente e probabilmente loro saranno il mio pranzo. Non perdiamoci in chiacchiere, cominciamo a lavorare. Ehi tu, piccolo pomodorino estivo, prima della lista della spesa, come ogni volta io vi volevo ricordare, al 60% circa delle persone che guarda il video che non è iscritto al canale, di supportarlo con un semplice like, un commento dove mi scrivete qual è la prossima ricetta che vorreste vedere prossimamente e di iscrivervi al canale per supportare il canale e per permettermi di innalzare la qualità dei video che settimana dopo settimana vi porto in maniera totalmente gratuita. Grazie di cuore. Lista della spesa: utilizzeremo più o meno 500 grammi di farina 00 o 0, quella che avete in casa va bene, 250 millilitri di acqua fredda, 5 grammi circa di lievito di birra fresco. Io qui ho 12-13 grammi di sale più o meno, una polverata di aglio in polvere e una spolverata di origano. Qui ci sono 100 grammi di filetti di pomodori secchi, dove saranno secondo me un 80 grammi di pomodori e 20 millilitri dell'olio di conservazione dei pomodori secchi e dei pomodorini che andremo a mettere su. La ricetta, come vi sto per dire, è molto intuitiva, è molto banale e come vi ho detto poco fa, io andrò a lavorare a mano per far vedere a chi non ha planetaria o impastatrice il fatto che si possa realizzare anche a mano, ma chiaramente se a disposizione avete una planetaria, avete una spirale, avete anche il bimby, perché con questa idratazione qui riuscite tranquillamente a farlo, seguite le stesse linee guida che vi dirò adesso ma con il vostro elettrodomestico, probabilmente farà prima, probabilmente farà meglio e probabilmente voi non vi sporcherete le mani. Allora, alla farina andiamo ad aggiungere il lievito, cominciamo a mescolare, gli aggiungiamo metà dell'acqua, facciamo tre quarti dell'acqua e cominciamo a mescolare. Mi raccomando, anche se l'idratazione è poca e l'impasto è oggettivamente un impasto banale, non sottovalutiamolo, non mettiamogli l'acqua tutti insieme o comunque diamogli modo all'impasto di lavorare, anche perché le temperature a cui lavoriamo sono alte e se l'impasto si scalda noi facciamo molta più fatica a chiudere l'impasto. E aggiungiamo l'acqua, cominciamo a lavorare, lavoriamo e quando la farina avrà assorbito tutta l'acqua che noi gli abbiamo messo, entriamo con sale, con l'origano e con l'aglio, comunque con i profumi e con il sale. Continuiamo a lavorare e gli aggiungiamo la restante acqua un goccino alla volta, anche se l'idratazione è poca, vi ripeto, diamogli modo di assorbirla e garantiamoci delle fondamenta solide, quindi un impasto ben fatto, prima di aggiungere l'altra. Quando avremo aggiunto anche l'ultima parte di acqua e sarà stata assorbita, il nostro impasto avrà una bella struttura, ci spostiamo sul piano. Piccolo consiglio, se lavorate a mano o lavorate in un contenitore, spostatevi sul piano solo quando tutto l'impasto sarà chiamato in causa. Facendo così non rischierete di perdervi parte degli ingredienti, può essere farina, può essere acqua, può essere sale, può essere origano, un po' tutto quanto. Quando avremo un composto brutto ma pallottolato ci spostiamo sul piano e lavoriamo. Adesso andiamo ad introdurre le nostre sospensioni, i pomodori secchi e l'olio dei pomodori. Non vi preoccupate, state tranquilli, se adesso quando le andrete ad introdurre vedrete che il vostro impasto tenderà a mollarsi, è normalissimo. Continuate a lavorarlo, date modo all'impasto di assorbire anche il vostro olio e quando questo sarà assorbito vedrete che avrete un panetto bello così, uniforme, che non appiccicherà le mani o comunque un bel panetto fatto come si deve. Fatto questo, lo mettiamo in un contenitore, lo copriamo con un canovaccio o con una pellicola e lo mettiamo a lievitare. Dovrà raddoppiare, secondo me, lasciandolo a temperatura ambiente, quindi caldino, ci metterà sulle due ore e mezza più o meno. Dovrà raddoppiare. Quando è raddoppiato passiamo oltre. Mentre lui raddoppierà, noi che cosa facciamo? Prendiamo i pomodorini, li tagliamo a metà e li andiamo a condire, facciamo una sorta di insalata di pomodoro.
sale, olio, origano, aglio, basilico, tutti i profumi che volete, tutti i profumi dell'estate. Li mescoliamo, li saltiamo, li teniamo da parte e l'olietto, il liquido, l'acquetta che si andrà a creare la andremo a mettere su alla fine come chicca finale. Quando il nostro impasto sarà raddoppiato, passate le 2 ore circa, lo portiamo sul piano e lo andiamo a stendere anche con il mattarello, in modo che così avremo una superficie quanto più regolare, quanto più uniforme. Adesso che cosa facciamo? Una volta che l'abbiamo steso, lo facciamo riposare 2-3 minuti, più o meno, perché comunque sarà stato soggetto a stress e tenderà per il glutine a ritirarsi. Lo facciamo riposare e lo andiamo a tagliare. Lo taglieremo a bacchettine con un coltello, comunque a rettangoli o dimensioni che poi volete voi, alla fine cambia poco. E una volta che avremo le nostre bacchettine, andremo a incastonare sulla superficie del bacchetto i pomodori. Scelta vostra di come potete disporli, disponendoli a pancia in giù, quindi con il taglio verso l'impasto, quando lo andrete a mordere la focaccina, l'impasto assorbirà i liquidi. Viceversa, sarà più estetico, ma quando lo andrete a mordere il succo scapperà via e probabilmente vi sporcherete la maglia. Io, perché voglio fare dei grissini carini, voglio provare a fare uno di su e uno di giù, in modo che venga una bella alternanza e che dia un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Fatto questo, incastonati i pomodorini, li lasciamo riposare un altri 10 minuti, un quarto d'ora più o meno, diamo modo e tempo al forno di scaldarsi, e quando ci saranno fatti quest'ultima lievitazione e il nostro forno sarà in temperatura, cuociamo. Attenzione, ascoltate bene sto passaggio: il forno, come vi dico sempre, è come un partner, non tutti lavorano alla stessa temperatura, alle stesse performance. Io andrò a cuocere nel mio forno caldo sulla pietra refrattaria a più o meno 240 gradi, più o meno, per 10-15 minuti. Dopo i 10 minuti li comincio a guardare, se vedo che stanno cominciando ad arrivare in dirittura di arrivo saranno 10 come 11 come 12, se invece sono oggettivamente pochi mi spingo anche fino a 15. Secondo me con 15 è il tempo massimo che possono cuocere, per evitare che diventino anche troppo secchi, troppo asciutti e troppo poco appetibili a gusto mio. Ma chiaramente controllateli, dopo 10 minuti cominciate a guardare dal vetro, li controllate e valutate. Fatto questo, li tiriamo fuori e diamo un'altra leggera spruzzatina di olio, perché l'olio non è mai troppo, e io passo il grissino al me del futuro, perché è ora di pranzo, perché è tardi e perché ho una fame che la vedo. Signori, e dopo circa 10 minuti di cottura, questi sono i nostri grissini al pomodoro. Hanno cotto 10 minuti, sotto come vedete sono belli dorati, e io mi accingo. Allora, risultano belli morbidosi, quasi come se fosse una focaccia. Sanno tanto di pomodoro, nel senso che ogni boccone ha praticamente un pomodorino più l'impasto, l'olio dei pomodori secchi. I pomodori secchi all'interno dell'impasto, che come potete vedere è praticamente pieno, vanno ad arricchire ogni boccone facendoli esplodere di pomodoro. Nel caso in cui, minchia che buoni, non li vogliate così, ma li vogliate un po' più biscottati, una volta che avrete fatto questo abbassate la temperatura, magari lavorate con lo sportello del forno leggermente socchiuso e li fate andare a 160-170 circa finché non saranno asciutti. Ci può volere un po' e risulteranno più friabili e più asciutti, però così non sono fatto male. Un buon tot. Qualcuno è saltato giù in lievitazione, ma gli altri sono abbastanza rimasti. Siamo arrivati alla conclusione anche di questa chiacchierata, di questa ricetta, di questo impasto, chiamatelo un po' come volete. Io vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato, spero che questo video sia stato di vostro gradimento, vi abbia intrattenuto, vi abbia fatto venire voglia di farli. Fateli e fidatevi, li ho portati all'aperitivo, è la prima cosa che finisce, lo mettete sulla tavola e finito così. Io vi ringrazio per il tempo e per l'attenzione che mi avete dedicato, noi ci vediamo in un prossimo video. Vi ricordo come sempre di supportare video e contenuti con un like, un commento dove mi scrivete qual è la prossima ricetta che vorreste vedere, e di iscrivervi al canale accendendo la campanella per non perdervi tutti i contenuti precedenti e rimanere aggiornato con i prossimi. Signori, adios. Senti il pomodorino.